Buongiorno a Valerio. Buongiorno. Questa è la distanza giusta. Buongiorno David, buongiorno Elena. Ciao. La prima volta che è in radio, il nostro amico ascoltatore, come tutti noi, come molti di noi, hanno storie personali, sì. Insomma, puoi dire il cognome, puoi non dirlo, sì, quello che vuoi. Valerio Pieroni, non ho nessun tipo di problema. Questo qui. Allora, qual è la tua storia? Allora, tu eri una guardia carceraria. Sì, un assistente della polizia penitenziaria. Fino a quando? Sono stato assistente della polizia penitenziaria sino al 23 luglio del 2010. 23 luglio 2010? Sì. Quindi è una storia che va a ritroso nel tempo. Bisogna andare. Quasi due anni fa. Quasi due anni sì, fa. Bisogna andare praticamente, tornare indietro a quella famosissima mattina del 6 marzo del 2008. Cosa succede il 6 marzo del 2008? Purtroppo attraversavo un periodo della mia vita non idilliaco. E ahimè, attenzione, fu trovato in possesso di pochissimi centigrammi di sostanza stupefacente mentre accedevo all'interno della casa circondariale di Roma Regina Coeli, dove avrei dovuto prestare servizio quel mattino del 6 marzo del 2008. E lì purtroppo iniziò tutta la mia odissea. Noi non prepariamo mai niente, tu sei una vivida testimonianza di questo. Ora... Sì. Ci sta ascoltando tantissima gente. Sì, non ho nessun tipo di problema, insomma. Ecco, appunto, perché uno che fa il lavoro tuo e entra anche con pochi grammi dentro una casa circondariale con pochissimi, sì, sì. C'è anche chi pensa in questo momento, Agaggio, siamo perfettamente questo d'accordo. Si veniva là dentro. Siamo perfettamente d'accordo su ciò che tu dici. Esatto. Invece ti faranno delle analisi, si scopre che era per uso personale. Assolutamente, lì è iniziata praticamente un'odissea molto lunga, che ha avuto termine esattamente dopo circa 20 mesi, parliamo del 20 novembre del 2009, quando io, all'epoca, fui denunciato dalla locale procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio. La causa del processo terminò con un'assoluzione per non aver commesso il fatto. Però, mio caro David, 20 mesi in attesa, penso che possano buttar giù chiunque. Sì. Il processo è finito? Terminato, sì. Beh, terminato. Elena, sono stato assolto. Quindi devi essere reintegrato? No, nel purtroppo non lavoro. È terminato ancora questo studio. Però dovrebbe andare a finire così? No, il problema è che praticamente io non sono mai stato reintegrato, sono stato transitato nei ruoli amministrativi. E quello che mi lascia più perplesso è che comunque io e la causa l'ho fatta e la causa l'ho vinta. Però transitare i ruoli amministrativi mi ha portato personalmente a livello economico un danno non indifferente. Hai comunque lavorato? Sì, 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 sì. Io comunque tutto lo lavoro però nei ruoli amministrativi, non sono più nel corpo di polizia penitenziaria, tutto qua. Era semplicemente questo, era il mio, cioè la cosa che mi ha lasciato ancora più perplesso è questo accanimento mediatico nei confronti miei, perché io chiaramente non sono... Ah no, vabbè, perché scherzavo. Sì, capisco di... no, sorrido perché ci mancherebbe altro. Un avvocato mi ha detto, dice, non ho mai sentito che tolgono i figli a Riina, a Provenzano, a Nitto Santa Paola, non ho mai sentito di accanimenti contro figli di nobilissime e prestigiose figure della Repubblica, quando ci si deve accanire si accanisce contro i poveri. Attenzione Davide, attenzione, detto che la tua storia... Non sono qui assolutamente. No. La medaglia nessuno me la deve dare, come ho detto io, altro. Sono stato io il primo a dire, la gente, molti penseranno... Questo stava lì e se veniva la roba dentro. Detto infatti questo, è questo che tutti hanno pensato. Allora, detto questo però io ridevo sull'accanimento mediatico, figurati, ma non nei tuoi riguardi, perché poi insomma voglio dire. L'assoluzione passa ovviamente per quale nota da parte del chiaramente tribunale? Chiaramente la nota del tribunale era che una quantità modesta di sostanza stupefacente. Modesta si può sapere quanto? Sì, 20 centigrammi. 20 centigrammi che roba è? Centigrammi. Quindi meno di un grammo? Un terzo di un grammo era. Cioè, un terzo di un te grammo. Te l'eri dimenticata. Esatto, proprio. In tasca. Purtroppo me l'ho dimenticata. Ma come ti hanno fatto però a seguire? Cioè, perché te l'hanno sequestrata? T'hanno perquisito? Che... Praticamente c'erano unità cinofili. Unità cinofili. Ah, il cane. Unità cinofili. Ma che erano lì per te o c'erano... Non lo so, questo non te lo posso dire perché andiamo a ritroso nel tempo, 4 anni fa, insomma, di acqua sotto i ponti ne è passata talmente tanta. Però il discorso è che rimane l'amaro in bocca perché purtroppo 10 anni sono stati buttati, 10 anni della vita mia sono stati buttati con un errore. Quanto bastava, vista la modica quantità, attenzione, bastava una sospensione di circa 4 mesi per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Avrei fatto un'altra cosa, le analisi, nessuno ha chiesto le analisi? Sono state fatte molto dopo, però ormai praticamente io ero non stavo più bene
non stavo più bene. Quindi di conseguenza ho avuto un crollo abbastanza drastico e la commissione medico ospedaliera non mi ha ritenuto idoneo alla prosecuzione del servizio. No, dico le analisi, tu dici è per uso privato, personale. Non sono state fatte in quel io momento. Io faccio le analisi, dice sì, ci sono Davide, tracce. Non sono state fatte in quel momento, sono stato denunciato e basta. Denunciato in attesa basta. Della... Non riesco neanche a immaginare quanto è un centigrammo visivamente, cioè credo qualcosa di invisibile. Qualcosa quasi. Di invisibile, sì Elena. Qualcosa di veramente invisibile. Forse manco una te sbaglio, nanoparticella. So. Sì, no, perché pensate a questo, no? È giusto pensare, ma se la portava dentro, ma questa quantità è tutto a verbale, cioè, tra l'altro. No, è tutto niente. Stato verbalizzato. No, aspetta. Scusami. Figure. Quindi non è niente. A quel punto uno dice, guardi, è per uso personale. E facciamogli l'analisi. Dal momento che non fanno richiesta di quello che sarebbe l'elemento probatorio unico, è perché devono incastrare qualcuno, perché poi si ribalta. C'era un capro espiatorio, scusate se mi intrometto. Dico, c'era un capro espiatorio, una persona comunque da sacrificare. Una vittima sacrificata. E... questa è successo a carcere di? Regina Coeli, Regina Coeli, Roma.